Allora, abbiamo al telefono il più antico militante della Lega Nord, Mauro Borghezio, eurodeputato, buongiorno. Buongiorno e buona Padania, anzi buon Veneto indipendente. Ecco, ma ci spieghi questa cosa, Borghezio, come mai voi solidarizzate con i serenissimi che vogliono sfilare rubandovi la scena sulle piazze del Veneto con trattori armati? Ma noi solidarizziamo con loro come io ho solidarizzato con i baschi quando tutti li attaccavano al Parlamento europeo perché gli attribuivano la strage di Madrid e poi si è scoperto che era una strage islamica. E come abbiamo solidarizzato a suo tempo con tutte le battaglie di libertà che in Europa combattono quelli che alzano questo tipo di bandiere. Lo fanno i venetisti e noi diciamo che non possono essere criminalizzati. Cioè criminalizziamo i mafiosi, criminalizziamo i delinquenti. Non, Rocchetta non mi sembra che offra l'immagine di un violento. È un è un uomo di cultura, è una persona per bene ed è nel mio caso anche un grande amico. E quindi io ho sentito l'esigenza all'apertura dei lavori ieri al Parlamento europeo di chiedere al Presidente del Parlamento europeo di fare un intervento e una verifica su questo caso che credo sia eclatante di persecuzione giudiziaria a danno di persone come Rocchetta ma anche Bernardelli, che io considero persone serie, pulite, civili, tranquille, assolutamente non associabile ad alcuna forma di terrorismo. Scusi Borghezio, l'abbiamo chiamata proprio perché la sua testimonianza è importante. Lei crede che le intercettazioni che si diffondono non siano attendibili e che sia tutto un complotto contro di loro? Ma io credo, io conosco bene alcune di queste persone, fra cui cito per comodità le due più note, l'ex sottosegretario agli esteri Rocchetta e il cavaliere l'onorevole ex deputato regionale, non ricordo se nazionale, Bernardelli. Cavaliere Bernardelli, tra l'altro grosso imprenditore milanese, una persona che si è fatta da sé, un imprenditore di successo, una persona per bene, un amico anche lui, e li conosco come persone serie, equilibrate. Certo sono degli indipendentisti. Bernardelli è un indipendentista del nord, quindi diciamo da questo punto di vista più vicino a me come idee. E Rocchetta è un patriota veneto, si è allontanato da tempo dalla Lega, ma questo non ci impedisce di rispettarne una certa coerenza, una certa linearità e soprattutto l'assoluto disinteresse di persona, di uomo di cultura, di persona, di ideologo, di persona che combatte da 40 anni la stessa battaglia. Sì, ma io certo, nel momento in cui a Roma lei, si vota lo ruota Canteri, lei capisce. Scusi. Volevano scendere in armi nelle piazze oppure no? Perché possono. A me sembra una bufala totale. Conoscendo Rocchetta, mi pare che anche lei, che ormai ci segue questi movimenti da molti anni, diciamo con grande serietà e obiettività politica, possa mettere tranquillamente la mano. Tutti quelli che conoscono l'onorevole Rocchetta sanno che lui e il terrorismo sono come, voglio dire, me e l'Islam radicale. Ma se ci fossero in questo movimento, come dire, degli ideologi e qualcuno invece che era più avanti con i propositi e che effettivamente voleva o immaginava una presa del potere, lo può escludere lei? Ma io penso che uno che immagini la presa del potere non si mette ad attrezzare un carro agricolo con quattro pezzi di cartone insieme. Ecco. Quello che ci è stato offerto è un replay delle scene del 97, quando andarono a prendere a casa alle 5 del mattino l'amico Flego, la camicia verde Flego, deputato della Lega, e lo trascinarono in questura. Io ricordo bene che Bossi mi telefonò alle 7 del mattino dicendomi di correre subito a Verona come avvocato e di difendere il povero Flego. E poi si scoprì che Flego di tutta questa cosa qua non ne sapeva assolutamente niente. Quindi queste indagini mi sembrano così. Non voglio dire a cuore aperto quello che penso, perché mi bastano già
sui procedimenti che ho sul capo per le mie libere espressioni. Però ma lei si sente indipendentista o no? Voglio dire che i settimanali Cuore, quelli che ci hanno allietato negli anni 70-80 con delle gli inserti umoristici di Libero, eccetera, avranno di che sfogarsi. Io mi dispiace solo di non essere un bravo disegnatore come Crancic e di non poter contribuire ad illustrare in termini grotteschi e ironici questa grande bufala. Ecco. Quindi ritengo però che sia segnaletica del fatto che certi poteri vedono questa azione di libertà, questo sfogo di libertà che ha rappresentato questo pur semplice e direi referendum fatto in casa come un grande pericolo. Ecco, qui si vogliono soffocare tutte le espressioni libere di dissenso e questo è grave. Io ritengo che sia stato importante denunciarlo in una sede europea, perché in Europa cose del genere non succedono neanche in Cile o in Paraguay, non si capisce perché debbano succedere in Italia. Ma le vorrei chiedere se lei ha detto loro sono degli indipendentisti, lei non si sente più indipendentista? No, io sono modestamente più indipendentista di loro. Ah. E le dico con tutta tranquillità e in piena coscienza che vorrei essere ristretto con loro perché sono dei patrioti e io sono un patriota e quindi mi sento solidale, come quando arrestano i baschi mi sento solidale. Patrioti intesi come patria padana, diciamo, patrioti di quella patria, non patria patriota. Ma la patria, sa, è la terra dei padri, quindi ognuno si sceglie e onora e difende la propria patria, il proprio territorio, le proprie tradizioni. È una cultura identitaria. Io mi sento più vicino a un patriota indipendentista sardo o siculo che è un centralista torinese. No, è chiaro, no, volevo sapere, visto appunto, sì, lo so, è quella terra dei propri padri in teoria sono italiani, però lei si sente, diciamo, invece in questo caso patriottismo e padania, in questo senso, cioè questa voglia di... Beh, certo, per noi abbiamo individuato in questo termine, in questo concetto, un riferimento, diciamo, anche identitario, e quindi lo manteniamo. Cioè, Simbolo della Padania continua a esserci anche nel nostro simbolo elettorale per le prossime europee, non a caso. Come vi vede, non so, quando ho affrontato un dialogo, ecco, per esempio, con una persona come me, che magari è originaria di Roma, per esempio, come la vede? Come uno straniero, come alla pari di un francese, non lo so, un francese? Ma guardi, io ho incoraggiato molto un caro amico, Ugo Gaudenzi, direttore fino a ieri di Rinascita, quando negli anni 90, forse addirittura alla fine degli anni 80, creò una Lega Romana, quindi li incoraggiai in tutte le maniere, andai anche a delle riunioni e quindi io penso che tutti gli anni di libertà debbano essere promossi, tutte le espressioni comunitarie, identitarie di libertà aiutano e corroborano la democrazia e ovviamente si confanno alla nostra concezione di Europa delle regioni e dei popoli, non delle banche e dei poteri forti ed occulti tipo Bilderberg, che sono quelli che attualmente comandano specialmente in Italia. No, quella è un'altra cosa, però, nel senso, un conto è andare contro le banche, un conto è avere, diciamo, un'identità di territorio, perché per esempio per me la mia patria comunque è l'Italia, quindi se io parlo io difenderei un mio amico, considero un mio pari, tra virgolette, dal punto di vista territoriale, un veneto, un milanese, perché siamo in teoria tutti italiani, cosa che non mi sembra esserci magari da parte appunto di chi vuole invece isolarsi al nord, giusto? Questo intendo. Proprio dal punto di vista territoriale. Ma noi rispettiamo tutti i patriottismi e quindi chi si sente patriota italiano ha massimo rispetto, noi non ci dà nel minimo fastidio. Noi semplicemente vogliamo che sia rispettato il nostro anelito di libertà, perché lo combattiamo in termini civili, democratici e tendenzialmente, voglio dire, nel quadro di un'Europa delle regioni. Quindi non è che vogliamo fare la guerra ai cittadini di Roma, ecco, non siamo dementi. Va bene, Luca, so se hai ancora curiosità per... No, nulla, l'ultima cosa che mi chiedo, ma se dovesse poi verificare che effettivamente avevano montato le mitragliette su quel trattore che veniva blindato con acciaio e non col cartone, cambierebbe idea, Borghezio?
Io penso che ci sia la stessa probabilità che si scopra che io sono fidanzato di Sharon Tate o di qualche grandissima attrice americana del momento. Non mi sembra che sia così. Queste persone sono persone in buona fede che magari telefonicamente penso abbiano scherzato o, come si suol dire, cazzeggiato. I cazzeggi non sono reato. E comunque sono certo, posso mettere la mano sul fuoco, che persone come Rocchetta non hanno mai nemmeno pensato ad azioni violente. Avranno pensato sicuramente al rischio, e si è visto che la loro azione civile e coraggiosa potesse ritorcersi, perché conoscono, avendo visto cosa è successo nel 97 con l'inchiesta del procuratore Papalia, sanno come si comportano certi apparati dello Stato verso quelli che danno fastidio, e loro evidentemente con questo referendum hanno dato fastidio, il che è tutto dire in un'Italia che va a fondo, in cui comandano mafie, poteri occulti e forti, clan, evasione fiscale di massa da parte dei furbi, ladrocini, assalti ai beni pubblici, spartizioni, privatizzazioni fasulle per gli amici degli amici. Non mi sembra che il reato, che costruire un carro semifolcloristico con un carro agricolo e qualche pezzo di cartone, rappresenti un pericolo per uno Stato. E se lo Stato ritiene questo un pericolo, vuol dire che è uno Stato che non vale niente. Va bene. Grazie a Mario Borghezio. A voi, buongiorno.